Allora, se mi ascoltate io ti faccio causa. Bentornati a tutti voi, io sono Anthony Epenz e benvenuti sul mio canale. Come potete notare, oggi Jody non sta sopra, non sta sotto, ma sta qui. Ma, Rednos, io non mi vergogno ad essere un pelato! Ma sei pelato? Uomo! Jody! Ok. Ho avuto paura. No, anch'io. Ce li hai? No, ce li ho, tocca. Rednos è pelato. È pelato. Pelatone è diventato. Ma porca miseria. A furia di dirlo, Jodel. Ciao, Jodel. Ciao a tutti, ragazzi. Siamo qui oggi, Jodel, per commentare l'ultima puntata de Il Collaggio. Stanno chiudendo il video. Io chiuderei il video adesso. Però non fatelo voi. Mamma, che male. Mi è salita l'arteria. Protocare. Bellissimo. Cercate. Esatto. No, dermovitamina Protocare. Giusto. Per questo ultimo episodio, Jodel, io chiedo qua davanti a tutti voi 150.000 likes in un giorno. E faremo chissà cosa, Jodel, cosa? Ce lo dirà l'ospite di oggi. Chissà mai. Non lo so. Avranno già visto la copertina, quello lo sanno. Ah, è vero, è vero. Non prendiamoci per il culo. Ci eravamo lasciati con l'espulsione clamorosa della Dorelfi, nonostante questo comporti l'abbassamento dello share. Chi si è strappato due Geox di là? Sì, esatto. Ma Jody, come ben sai, questa è la settimana finale. L'ultima puntata. La settimana degli esamoni. Mamma mia, succederanno cose. L'ignoranza regnerà sovrana? Certo. O avranno studiato i nostri giovani? Ricordiamoci, io ho porrato. Sono sciupila. Sono sciupila, eh. E cosa facciamo qui, eh? Tu bea. Studia così mentre dorme? Ma sai che ti dico Jodel, Jodellone, Jodellaus? Sì, lo so che mi dici. Prego, dico posso lei. Dirlo io? Certo. Let's go to the collage. Voi avete offeso il collegio, voi avete offeso me, voi avete offeso il corpo docente. Ma il presidentone è qua, cioè... Jody, quella con la mia... Ecco. Ma come ti sei conciato? È la mia ultima occasione. Ma per fare cosa? Pelatone! No! No, l'hai salvato la vita! Con la maglia! Sono Spider-Man. Ma come hai fatto? Tony, vieni qua, siediti. Dai, mettiti al posto tuo. Mettiti al posto tuo. Vai. Questo... Ah, mi hai fatto male? Io c'ho sangue, Jody. No, è solo sudato. Miracolo! È arrivata la pentolicchio. Le collegiali, approfittando di un momento di distrazione, rubano un cellulare. Ah, provate a prendere il telefono. Guarda, telecamere nell'82. Nell'82 c'era quella, sì, camera là. Sì, ci forma credo. Di dildo. Quando c'è un problema vibra nel culo del preside. No, il preside lo vede. Lo vede, là così. È Cerbero il preside, con le sinapsi attaccate. Le sinapsi Cerbero, specchio. È Cerebro. Ballo della felicità. No, no. Oh, riavere il telefono tra le mani è come avere il... No! Jody! Non ho fatto niente. No! Ho solo stoppato la clip. È come avere un telefono nelle mani. No, va bene. No, ragazzi, sono io, dai. Non vi sì. pare che faccio queste battute. Proprio dai. Qua l'hai stoppata, però Jody. L'hai pensato, eh? No. Raga, cagatemi un attimo. Tony, ma alla finisci di prendere per il culo la gente? Lo sanno tutti che sei pelato. C'hai pure una certa età, io no. Finirei, cioè, per cortesia. Torna a fare il fonico, va, che magari ti riesce leggermente. Ah. Beba, cosa ci fai qua? Ciao, Beba. Raga, non lo so, mi rompevo, posso... Certo. Dai, siediti. Sì, siediti con noi, Beba. Ma posso mettermi al posto di... Del presidente. Del pelatone. Ragazzi, abbiamo la prima artista italiana in Discover 2013 Showcase Live in the world. Proprio così! Allora, se mi ascoltate io ti faccio causa, eh? Noi faremo molte views. Hai mai visto il collegio, Beba? No. Brava, Beba. Vai, cominciamo questa buffata. Let's go. Si vede dai suoi occhi. No, mi distruggi il parquet. Parquet? Ma perché? Se metti quella canzone balliamo. Questo sì, vabbè. Che arredamento agghiacciante c'è in questo posto? Ah, siamo nell'82, eh? Buonanotte. Poi ci hanno dato i reni, sai a cosa servono? A filtrare la pipì. A Torino c'è gente intelligente. Sì. Anch'io filtro la piscia. Nessuno può immaginare che il preside sta per risolvere il caso. Lui è il preside? Sì, è lui.
Questo è il cielo. Devo capire la beba, no? Che è il cielo. Grazie, Giorgio. Si apre ufficialmente l'ultima intensa settimana di collegio. Lui, hai visto come ha perso la gioia in un nanosecondo? No, l'ha vista arrivare in tenato. Aveva un sorriso bellissimo. E lui invece guarda lo sguardo da uno che se ne farà tutte. Sì, lui è molto figo. A lui piacciono le p***e. Siamo arrivati alla fine. Che è durato quanto? 6 settimane. Ah, si ricorderanno ancora come si scrolla, secondo te? Sicuro. Lui sì. In che senso? Gli esami si avvicinano. I soldi. Chi li raccoglie? Centri commerciali. Io non li raccolgo. Io non li raccolgo io, eh. Io non li raccolgo. Ci tengo a prendere il diploma perché voglio fare orgogliosa mia mamma. C'hanno tutti questo sopracciglio. Anche lui si è fatto il sopracciglio, hai visto? Concentrarvi molto. Un po' troppo. Il problema è non riuscire a fare gli esami. Ma lui è di Torino? No, lui è toscano. Dove cazzo hai capito? Hanno fatto il casting a Torino e basta per Beba. Avremo modo anche, secondo tradizione. Ma lui sembra mio nonno. È pelato tuo nonno? Pelatone? Non c'è più. Non è vero. Lo giuro su Dio. E vabbè, è il ciclo della vita, raga. Però ci assomiglia. C'è il ciclo? Oh, io... Festeggiare con una serata, con un tema. Il tema horror. Bello. La signorina Brondina non necessita di una maschera. Ma lei deve essere un pochino più gentiluomo. Non è che non è un gentiluomo, non è un uomo. No! Questa è la risposta, sorella! Bravo! Avete ancora qualche giorno per ripassare, sarete aiutati dai vostri professori. Bello. Buona giornata. Tu eri studiosa, piccola Beba? No. Perfetto. Ma ora, tutti in classe. Ma io ho una domanda, ma quali genitori acconsentono al fatto che questi minorenni vadano... Tutti quelli che vogliono un futuro pieno di soldi, perché poi faranno i centri commerciali. Questi figli pagheranno i mutui al genitore. Hai capito come? Tu manderesti tuo figlio al collegio? No. Vorrei farvi ascoltare il discorso di fine anno del nostro Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Andiamo avanti! Perfetto! Grazie per il avanti veloce, Beba. Prego. Chi non è interessato, cardamone, se ne vada. Ciao. Ho bisogno della signorina Damuccio e del signor Montuori. Sono i colpevoli di aver Bruno, preso il telefono. Valoria! Boh. Non, questa cosa non ha proprio senso. Lui sembra un po' fassino. Ma è vero! Verissimo! L'ho invitata ad una breve seduta cinematografica. Contento di avere un peso. 5 minuti di gloria! Ah. Guardi là. Cos'è questa storia? Sono il più piccolo. Allora tutti pensano questo non c'ha le palle di fare le cose. Le scatole. Le scatole. Le scatole. No! No! Che tenero. Fatti del telefono. Ma che ne so che nell'82 ci stanno le telecamere. Esatto. Che notizie abbiamo del suo fidanzato? Lo so. Guardi questo filmino. C'è lui. Esatto. Sì, lo guardi. Questo filmino. È stato bravo. Esatto. Sai tipo quelle spugne così. Mamma mia. C'ho il titolo. È entrata e ha rubato. Signor Montuori. Ma lui stava facendo il pane. Sì, esatto. Ma sai. L'unica via di scampo sembra quella di riconsegnare il telefono. Beh, io a scuola mi disegnavo su tutte le mani. Io mettevo la Vinaville. Ragazzi, io a scuola avevo la lì nel backpack. No. Ciao da Supreme. Bravo le incertezze. Imbarazzo. La signorina Adamuccio. Ma stava pisciando di dietro? Sì, esatto. Pazzi. Non ha senso, perché noi non c'entriamo niente. Infatti, allora stiamo qua. Io e la storia del cellulare siamo due cose... Lui è quello che assomiglia a Jody ed è ansiosissimo della vita. Non direi proprio assomiglia. Ah, tu ti senti così, Jody? Ma hai volte... questa considerazione? No, hai ragione. Jody, devi lavorare grazie. Sul tuo proprio. Hai ragione, okay. Grazie. Cazzo, Beba, pure mental coach. Brava. Ci sta svoltando questa ragazza. Beba, vieni sempre qua. Sono tonica. Ascolta, parliamo di budget. Okay. Bisogna aiutare i compagni in difficoltà. Bisogna farlo prima che sia troppo tardi. Tu immaginati il cameraman che corre. Raga, questo è un cane che ha una GoPro. Questo è un cane.
Ma intanto, per Chiara e Gabriele, c'è giusto il tempo per un ultimo selfie. Questa è la posta domenica? Signor Montuori anche? Lei, signor Montuori? Cosa fate qua? Ma lui non se l'aspettava per niente! Siamo tutti responsabili. Fuori da qua! Via tutti! Fuori! Avanti! Fuori! Siamo qui. L'ho usato anch'io. Guarda che testa lucida! Sì, 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 proprio un pelatone. Ma comunque no. là dietro ha una foto dell'ultima volta che ha sorriso nella sua vita. Sì. Era per Tini. Ah, scusate. Perché dovevo ampliare la situazione? C'ha ragione al sorvegliante, rizzai. Mi sembra ancora di Torino. Sì. Vi assegno una punizione. Voi sarete l'ombra dei vostri sorveglianti. Avete capito cosa fanno loro, quindi? Faranno i sorveglianti! Ha detto... Dovete fare i sorveglianti. Che risata! Ha fatto così! Guarda lei dietro! Come da tradizione nel collegio, per il ripasso in vista degli esami, gli alunni si trasformano in professori. Sta arrivando! Chi è? La Pentolicchio, la professoressa di matematica. Ah, non odiavo. Ma a sorpresa c'è una nuova studentessa ribelle in classe. Da sculacciare. Perché il nostro organismo ha bisogno di... Ma sta sbagliando! È pazza! È un po' fastidioso fare lezione così. No, a me non me ne fotte proprio. Io basta che c'ho le polpette con su. Avrei bisogno dei piccoli sorveglianti con me. Noi a quest'ora abbiamo mansioni precise da portare. Ma ci spacchiamo di botte in uno stanzino per caricarci. Finisce il vento solare. Anche con la signorina Busciantella, la Pentolicchio ha dei conti in sospeso. Notare il sorriso smagliante della Pentolicchio. Quanti denti hai? Sono adulta. Per stare seduti là. Faccia da pagliaccio non si dice ai propri alunni. Vabbè. Sembriamo a forum. Comunque questa ride pure facendo... Ride sempre. È ora di pranzo. Anche perché devi sapere che sono comandati. Aspetta, il mio momento preferito, si mangia. Oggi abbiamo casoncelli con la salvia. Signor sorvegliante, possiamo passare col formaggio? Il formaggio l'ha grattato dai piedi del Maggi. Schifo, mamma mia! I ragazzi possono finalmente scaricare la tensione per gli esami, preparando la coreografia per il ballo di fine anno. Che pezzo sarà? Trile! Vabbè. C'è un rito un po' più canonico che ogni anno traghetta i ragazzi verso il grande giorno. Prima degli esami. Scrivono una letterina. Caro collegio, farò l'esame per me, per mio nonno. Io sono! Gli esami sono alle porte, sfondiamole. Prendono e buttano dietro e incendiano il collegio. Un sogno in fumo. È un nuovo importante giorno in collegio. Corridoi, un nuovo giorno al collegio, c'è il cielo! È il cielo, è bravissima, il cielo! Esatto! Tocca ai piccoli sorveglianti dare la sveglia e la giusta carica ai collegiali. Mi diverto a infastidire i miei compagni, è davvero un'esperienza piacevole. Ah, non avevo dubbi! Cioè... Tu sei uno psicopatico! Sadico! Piazza il cielo, il preside! Benvenuti! Mi ricordo... Il mio esame di maturità classica. Un incubo. Un incubo? Ah, madonna. Ma ce la feci. Ha fatto le feci? Preside! Ma cagare così durante l'esame. Ha fatti 50 anni fa. Ha cagato 50 anni fa. Ecco perché è una palla di merda. Dichiaro ufficialmente aperti. Forza! I televoti. Via! Gli esami del 1982. Esami! Si riverseranno su un foglio bianco nella prima prova degli iscritti. Il tema d'italiano. Ah. Foglio protocollo e via. Protocollo! Testa di cazzo! Come vanno le cose, Busciantella? Di me. Ecco! Onda energetica! La matematica terrorizza tutti, anche i migliori. Inutile dire che ognuno di voi... Alla mamma p***a! Ma perché? Ma perché? Perché? Bravo, grazie, bro. Buon lavoro. Ma che cazzo è? La cristoteca? Ciao, Rossellina! Rossellina! Rossella Essence. Robbiano, faccia per sé. Cioè... Lui ha il gene del mezzo sorriso. Te lo rifaccio e poi potete rifarlo anche voi. Se imparate questa tattica, le pupe non potranno resistervi. Vai, beba. Devo fare anche... Devi fare anche...
E dopo gli iscritti, marci, schifosi, passiamo agli orali. Gli orali quelli veri. In che senso? Niente, ecco. Beh, finalmente possono farci vedere di cosa sono capaci. Vi ho mandati a chiamare per parlare un po' dell'esame. Ma che c***o sorridi? Sempre. Comunque lui è giovanotti 20 anni fa. Ma come? Assomiglia un po' a Lorenzo, c'hai cioè dietro tra... Sì. Veglia su di noi. Veglia su di noi. Si può trovare passione anche nello studio, se si ha uno scopo. Hai detto scopo? No, scopo. No, sì, scopo. Sì, sì, signor Maggi! L'ha detto! Io mi sono battuto per voi, per farvi ammettere all'esame orale. Io ci ho messo la faccia. Si è rimesso gli occhiali. Adesso io vorrei che voi lottaste per me. Provi a dirle almeno in italiano, ci proviamo. Continua a mettere e toglierli. Che c***o fa? Allora! Quando c'è qualcosa di da dire, si toglie gli occhiali. Ma lei ha mai urlato in vita sua? Mi faccia un urlo. Ma brutto maiale, urlato che c***o! No, stai calmo, Maggi, per favore. E nelle camerate riecheggiano definizioni, formule e date. O diventi fica, 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 o non sei un c***o nella vita, sono stupido. Sto male! È vero? Ma giusto! E comunque pure se diventi fica 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 non sarai fica 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 tutta la vita, a meno che tu non sia Paola Barale. Oddio, oddio, ne è passata di acqua sotto. Comunque l'ha toccata, l'argomento l'ha toccata. E nelle camerate i giovani collegiali cedono all'abbraccio di Morfeo. Cos'è questo, Beba? Cielo stellato. Non c'è momento più temuto nella vita di uno studente del giorno degli esami orali. I piedi! Sì, ti aspettavo, ci aspettavo che sarebbe arrivato questo momento, ora arrivo. Non rimane che affidarsi alla generosità della sorte. Buongiorno. È uscita la lettera D. Oh! Salve. La commissione! Ok, non vi ricorda un quadro? L'ultima cena. Questa non è l'ultima cena. Questa è l'ultima cera. Guarda il pelato. Mi parli di Gabriele D'Annunzio. Allora, Gabriele D'Annunzio nasce a Pescara. Lui comunque non lo sa, quindi potrebbe dire qualsiasi cosa. E più che un poeta. Era un po'. E si s*** da solo. Era un vate. Era un vate. Come era un vater? Era un. Un guru. Un gufo. No. Un culo. Le marcite cosa sono? Ma come marcite? Sono le unghie dei piedi della pentolina. Che le schifo! Mi parli di Giuseppe Ungaretti. Pervertito. Ungaretti cosa fa? Non lo fanno tutti. Ma quello è D'Annunzio. Non è che tu se sei un poeta allora ti devi togliere il costole in c***o di gallina. Reciti soldati. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Questa la sapeva pure il mio cane. I soldati stanno... stanno sempre al freddo. Chi? Non c'hanno un posto fisso. No! 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 Vedo no! 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 What is music for you? What is music for you? Fucking smart. Fucking smart. Chi è Lady Diana? La regina. La scorregina. La scorregina. Ha dimostrato in alcune occasioni autentico coraggio. La mosca, che schifo! Come una mosca? La mosca! Comunque volete sapere un aneddoto del mio esame di terza media? Vai, vai. Io mi sono dimenticata di portare due materie. Che senso? Sono rimasti a casa i professori? No, no, non è studiato. Però devo dire, recidiva anche l'esame di maturità, ho dimenticato di portare una materia. Però è andata bene? È andata bene, improvviso, come sempre. Freestyle, style. Freestyle. C'era uno scienziato che si chiamava Wilbur. Come? Si chiamava... Wilman. Quale evento storico è legato all'espressione breccia di Porta Pia? No. Parli di Kittering. Kittering? La strada è un bene? Che ci sia. Male o bene? Differente, non trovo più niente. Più niente Vuoi ferire, ma non questa gente. Questa gente no. Tranne Rendo, si può ferire chiunque. Bene, bene. Come va il suo ciuffo? È così che ci siamo conosciuti, discutendo dei nostri capelli, si ricorda? Sì, sì. Quali capelli? Seduto come un po'. Posso chiedere due cose? Sì, sì. Uno, di mettersi composto. Ah! Oh. Parli un po' di Italo Calvino. Ma che solo mi piace più, pensa un po'. Attenzione, quello che mi piace più pensa un po'. Poi si trasferisce in Liguria, ne parla a Sanremo. E lì vince il 53esima edizione. E poi Italo Calvino muore. Poi muore. Veramente è ancora vivo. E gli auguriamo anche lunga vita. Allora, la lunga vita che gli ha augurato è durata 3 anni. Un uomo di merda. Basta.
fatto per questo, colpa tua. Questi attori sono perfettamente calati nella parte. Sì, cioè, sì, sì, sì. Girare questo sono collegio... perfettamente calati. La coagulazione presamica. La che? Si accomoda. Va bene, grazie di vederla. Buongiorno. Buongiorno, Tricca. Tricca, forza! Sono troppo in ansia. Caccio l'urlo, faccio l'urlo. Ah! Tanti animali mi hanno colpito, vabbè. Cominciamo da uno. Tipo con la piscia. Ma no, li hanno colpito gli animali. No, no. Gli hanno cagato in faccia. No. Mi manca gnoppo. E cos'è? Un passerotto addomesticato. Il suo passerotto. Peccato che sono passate settimane e magari mia madre l'ha ucciso dandogli troppa mela. No! Dandogli troppa mela! No. Comunque ma... non mi sembra strano che lui dia un nome al proprio uccello, è un'abitudine comune. Ma un po' tutti lo facciamo, vero? Come si chiama, Jody? Willy. Willy? Zitto, zitto, vado all'orale, dico quelle quattro cosette. Torino, ragazzi! Scuola Torino! Vai! Mi parli di Gabriele D'Annunzio. Mio padre. Mio padre? Come suo padre? Che cazzo? Gli esami sono finalmente finiti. Cielo! Grazie, beba anche la bellissimo! Disposizione d'animo perfetta per prepararsi alla festa a tema di fine anno. Che fanno? Ma si travestono? Ma che è? Sì, fanno il balletto di Thriller. Queste sono vestite a mestruazioni comunque. Addosso è torro, eh. Sì, ma questo è più povero che... Wow! Mi ha ruttato! Per una volta Rednos non ha scorreggiato sull'ospite, ma è l'ospite che ha scorreggiato su Rednos! Cos'era? Poche? Sì. Poche anche tu hai voluto. Oh, ho sentito. Color. Ciao, Spera. Te lo faccio col salmone. Ah, per davvero. La bibita che si beve nel poke di Sfera è la Sprite. No, è la imbarazzo. Profumaggio si è presa. La pizza è venuto, poi messo la pizza. A chi ci ha lasciato un mirtillo gigante. No! Sembra vecchietto, però ci dà, eh. Oh, oh, oddio! Il mio corpo si sta muovendo e non sapevo neanche di saper fare certe cose. Oh, 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 era sul tavolo, era lì, mi chiamava! Oh! Sono io a casa, non so la gente così. Vai Jody, vai! Ognuno piange come può piangere. Adesso dovrei iniziare da capo, te lo giuro che non me ne fatto più. C'è la polizia? Ho visto che c'è la luce blu. Luci blu vuol dire solo corri. Cielo! No, adesso è il cielo. Esatto, un po' più calmo. Sono arrivati i genitori. Tra poco rivedrò i miei genitori, sono strafelice. Guarda quel padre. Ah, sono qui! Sono davanti al cancello. Sono in TV. Ecco i nostri figli. È l'unico che ride, tutti piangono. Tutti piangono. A lui ne è fotto un c***o. Signori genitori, ben ritornati nel nostro collegio. C'è una testa nella testa, guarda. Eccola! Finalmente hai i capelli! Capelli! Finalmente capelluto! Voglio farvi perdere troppo tempo, sarei felice che voi riabbracciaste immediatamente i vostri figli. Immagini sbagliano il genitore? Che c***o sei tu? Io sono James Bond, non guardo in camera. Esatto. Sono un figo, guarda. Ma prima della cerimonia, il preside convoca alcuni genitori nel suo ufficio. Tu schiaffi? A lei! Io non vorrei mai essere tuo figlio. E invece, se tu fossi stato mio figlio, saresti venuto su meglio. Venuto su meglio? Questo andiamo sicuramente, avanti. Beva. Andiamo avanti! Grazie! Ma è arrivato il momento della cerimonia di consegna dei diplomi. Lo danno quasi a tutti. Tranne che a... Cardamone. Busciatella! Piccione. Brondin. Io sono Giorgia! Sono una to... No! Il migliore è stato signor Pink. Ah, il migliore, il migliore! Vai, ci scassarò c***o. Mai, ho pagato detto mai. Quello è mio figlio, porca figa. Oh, è a mappiasso telefono, io! È giunta l'ora dei telefoni! Oh, guarda che corrono più che per i genitori! Cosa c'è in questi telefoni? Ma cos'è? È il materiale di Tony. No. Vedi che come Tricca, raga, è Tricca, Jody è Tricca! Altri studenti arriveranno, ma non ci sarà mai più
una classe, 1982. Cosa abbiamo imparato da questo collegio? Jodel, Donnel, Bebol. Cosa ne pensi del collegio? Da questa esperienza ho capito... E se siete arrivati fin qui, commentate con... Ah, no, no, no. No. Che... Grazie! Allora, no! Io sono Giorgia! Quest'ultima puntata del Collagio 4 finisce qui. Siamo giunti al termine di questa bellissima serie con un grande ospite, Beba, che ci dirà la penitenza che dovremo fare se raggiungiamo 150.000 likes in un giorno. E se fate 150.000 like in un giorno, state tutti e tre senza Instagram. Ok. Per una settimana. Bellissimo, ciao belli. 150.000 likes in un giorno. Poi lo troviamo così. Raga, disattiviamo Instagram per una settimana. Se ce la facciamo, va bene. E oltre che una sfida, anche una critica sociale. Questa cosa è molto figa. Sono Beba, faccia lei. Lasciamo Instagram di Beba qua. Grazie mille, Beba. Grazie per essere venuta con noi a Marcire. Sì, qua. Seguiteci anche sui nostri Instagram. Tony Instagram, Jody JDC, Rednose trattino basso official. Il plug facciamo metti la mano, metti la mano se vuoi anche il videomaker. Vorrei salutare mia mamma. Vi ricordiamo che siamo live su Twitch, quindi seguite il nostro canale Twitch lunedì, mercoledì, venerdì, e non dimenticatevi di ordinare le nostre magliette exclusive sul sito Wild Merch e soprattutto le pentole mondiali. Salutiamo la mamma. Ciao. Da quando faccio Jean sono Tony. Da quando Bellissimo. Ciao ragazzi, grazie mille. Grazie.